Hello? You cannot stay here. You have to come. Okay? Okay. Now, please. I call police. È mezzanotte e chi parla filmando con il telefonino è il vice sindaco di Trieste Paolo Polidori, che interviene sulle rive di Trieste per sgomberare un gruppetto di 6 migranti accampati nello stesso punto della notte scorsa. You cannot stay here today, tomorrow and other days. You cannot stay. You cannot stay. Where are you from? How many days are you here in Trieste? Three? Mentre i profughi pakistani raccolgono lenzuole e cartoni, l'esponente leghista chiede loro chi gli abbia indicato quel sito per passare la notte e se siano ospitati da ICS o Caritas, ottenendo però solo mugugni e qualche risposta evasiva. Poi i giovani se ne vanno. Per il momento rive sgomberate. In realtà la vicenda non è finita qui. Si sono diretti in Piazza Libertà, dove si sono fermati sul giardino, quello laterale, sulle panchine. Nel frattempo ho chiamato la polizia, ma la cosa strana è che nel frattempo che aspettavo la polizia si è avvicinato uno scooter con una persona che sembrava della loro stessa etnia e ha cominciato a parlare con loro come se si conoscessero in definitiva. Beh, fa pensare il fatto che ci sia un'organizzazione alle spalle che li conduce, che li guida, che sa come, no, come indirizzarli, eccetera, eccetera. Tre dei migranti che dormivano sulle rive, viene poi accertato dalla polizia, sono in Italia solo da alcuni giorni, altri tre invece sono richiedenti asilo a cui non era ancora stato assegnato un alloggio. Altri senza tetto sono stati ripresi dalla nostra truppa alle 6 di stamani, accampati sotto il portale d'ingresso al Porto Vecchio, mentre davanti al silos è riapparsa una tenda. Potrebbe però essere solo l'inizio di una nuova ondata di arrivi, viste le decine di migliaia di profughi che premono alla frontiera croata, un'emergenza per la quale, oltre al rafforzamento dei controlli confinari, il governatore Fedriga ha deciso anche l'impiego di addetti della forestale per supportare l'opera di monitoraggio alle frontiere.